La pazza incosciente rinchiusa nell'altra stanza, che poi sarebbe il bagno. Sono io. L'altro, quello che mi urla e mi prega di non fare pazzie, è mio marito. Sto mandando giù un cocktail di pillole varie: Mogadon, Cibolgina, Travergum, Oki, Tachipirina e 18 supposte di Nisidina a pezzetti, tutto per bocca. Mio marito ha già chiamato l'ambulanza, tra poco arriveranno e sfonderanno la porta. Che poi la cosa che mi infastidisce di più nel salvataggio sono le lavande gastriche. Sto tubo infilato in gola, il rincoglionimento per i giorni successivi, per non parlare poi della faccia piena di desolazione con cui mi guarda la gente che gira per casa, un vero imbarazzo. In tutto ciò vengo fatalmente costretta ad andare dallo strizzacervelli, pardon, dallo psicanalista, che è un pirla. Un pirla che se ne sta lì 2 ore zitto con la pipa in bocca a guardarmi e poi a un certo punto se ne esce e mi fa: pianga signora, pianga. A dire la verità non è la prima volta che provo a togliermi la vita. L'ultima volta ho provato a buttarmi giù dalla finestra, poi mio marito mi ha preso al volo una serie di urla. No cara, non lo fare! Sì guarda, gli ho detto sono stanca, non ce la faccio più, lasciami in pace, voglio morire. No, tu sei una matta, io piuttosto mi me l'ha spezzata davvero sto coglione. Un mese con la caviglia ingessata, ingessata ma viva, e poi ovviamente uscivo di casa e incrociavo la gente che mi faceva: cara, ma sei stata a sciare? Simpatici, no? Un'altra volta ho provato anche a tirarmi un colpo alla testa, ma sinceramente non ci sono riuscita. Che poi il motivo per cui voglio farla finita è sempre lo stesso. Mio marito non mi desidera più. Non mi ama più. E la tragedia scoppia tutte le volte che io scopro di nuovo tradimento. Lui puntualmente ha sempre le solite scuse pronte. No, cara. Perché sai, con le altre è solo una questione di sesso. Ah beh, gli dico io, tra me e te non c'è più nemmeno quello. No, amore. Sai, perché io per te provo una grande stima. La stima. E se c'è la stima, cosa c'è di più importante in un rapporto tra un uomo e una donna? La stima, no?